Nella realtà questo è quasi avvenuto, perché ne sono stati inseriti 144.000 in 5 anni invece che in 3. Il problema è che le graduatorie sono state riaperte n volte e adesso ci sono altre 160.000. Bisogna mettere ordine. Bisogna mettere ordine, quindi bisogna riavviare questo processo, che sia un processo trasparente, in cui le persone credono e che si riavvii con gradualità. Noi abbiamo bisogno di un paese che non abbia stop and go, che abbia una certa continuità, e le persone debbono sapere quali sono le opportunità che vengono loro date. Sulla base di quello possono fare il loro piano della vita. Questo non è successo fino ad oggi. Quindi io credo che il concorso abbia anche questo significato, no? Tenendo presente che le persone nella graduatoria possono fare il concorso se lo desiderano, e se per qualche motivo non vincono, sono comunque nella graduatoria. E i precari, non sarebbe stato possibile, come dire, invece assumere i precari anziché fare il concorso? Certamente, vorrebbe dire bloccare per altri 10 anni, e quindi noi avremo altre 10 generazioni perse. Io credo che un paese invece debba normalizzarsi, debba diventare normale e riavviare questo processo, che sia un processo chiaro e che abbia una sua continuità. Io non per un happy end, ma perché credo, insomma, da padre attempato di figli piccoli, mi sono veramente reso conto di quanto siano fondamentali quelle ore che i miei figli trascorrono con gli insegnanti. Mi piacerebbe riuscire a significare non solo la gratitudine, che è una parola vuota, insomma, ma la consapevolezza, ecco, dell'importanza che hanno gli insegnanti con il loro ruolo. E quindi volevo chiedere a professor Setti se c'è una cosa, visto che mi è stato molto onesto, ha detto che oggettivamente sono dei limiti che, cioè, sono invalicabili al momento, che, insomma, la buona volontà prevede un piano di lunga durata addirittura per cambiare le cose. C'è qualcosa che secondo lei subito a costo zero si può fare? Io penso che la primissima cosa da fare è dare agli insegnanti un senso immediato dell'altissima dignità del lavoro che fanno. Questo è una cosa che non si dà se li si accusa di corporativismo, perché sono persone che lavorano moltissimo, e bisogna ricordarsi di questo. C'è un fatto molto interessante, un'indagine recente fatta da un gruppo dell'Economist, da cui risulta che i due paesi che svettano in tutte le classifiche per l'istruzione sono la Corea del Sud e la Finlandia. Due paesi diversissimi fra loro, che cosa li accomuna? Praticamente un solo fattore: la grande dignità degli insegnanti, dignità che si esprime non solo nello stipendio, ma anche nella dignità sociale e in una certa stabilità del loro lavoro. Se non andiamo in quella direzione, troppo scontiamo degli errori del passato, che non possiamo certo attribuire a Francesco Profumo, che è ministro da un anno. Troppo scontiamo questi errori. Dobbiamo veramente cambiare registro, porre l'istruzione al centro, come la sanità, come la cultura, come i musei, come la scuola, come la tutela del paesaggio, al centro, perché questo dice la Costituzione, la quale pone il pubblico bene al di sopra del profitto privato. Abbiamo capovolto. È anche l'oggetto del suo ultimo libro. A questo proposito, Ministro, al suo successore cosa vorrebbe dire? La prima cosa che deve fare, oltre ad armarsi di pazienza? Beh, intanto partire dal sistema complessivo scuola, ricerca e università, perché per avere dei bravi ricercatori bisogna avere dei buoni studenti e dei buoni studenti universitari. Quindi il tema deve essere visto complessivamente, e poi veramente chiedere alla politica che ci sia un piano pluriennale serio, con un impegno di risorse, e che questo eviti questi stop and go. Questo è il vero problema. Io credo che il paese ha bisogno di dare delle opportunità ai suoi cittadini, ai suoi studenti, e questi devono essere pianificati nel tempo e con certezze nei tempi e nei processi. Grazie, signor Ministro, grazie molto. Sarò molto contento. Grazie, Ministro Setti. Grazie tanto. Spero di avere altre occasioni di incontro con voi. Grazie. Grazie.